Ciao a tutti, ci troviamo a Villa Miralisa a Panza, ospiti di Enrico Mattera, nel suo Buonasera. albergo. Ti vogliamo fare una domanda, importante. Tu ricevi tantissimi premi, molto molto importanti, alcuni molto importanti, alcuni meno, ma come mai tu ricevi tutte queste onorificenze? Qual è il Vabbè, segreto? tutto parte, buonasera, tutto parte da Nicoletta, questa cagnolina che ho tenuto negli ultimi 5 anni e poi è morta. È una storia che conoscono qui in Italia e anche Oltre. oltre l'Italia. E venni premiato a San Rocco di Camogli il 16 agosto dell'anno scorso con 2 premi, premio per Nicoletta Fedeltà e premio per me con menzione ad honorem bontà, che sono i premi più prestigiosi. Tutti sono premi, ma per me quei 2 premi hanno un valore, un grande valore. Poi il 26 settembre sono stato premiato al Senato della Repubblica come Eccellenze Italiane 2020-2021. È pure una bella soddisfazione come Eccellenze Italiane, perché penso l'unico a Ischia a che ha ricevuto questo premio al Senato della Repubblica. E qualche giorno fa il Presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola mi ha premiato con il premio Eccellenza Imprenditori Napoletani, dandomi sia la pergamena che la medaglia della Camera. Grazie, Complimenti, è un grandissimo grazie, traguardo. grazie, grazie, Marcello. Però mi sorge spontanea una domanda. Pochi giorni dopo al municipio di Forio, al vecchio municipio di Forio, hanno fatto una carrellata di premi a tanti altri commercianti e imprenditori di Forio. Il giorno dopo ho letto il comunicato stampa stesso del comune di Forio dove il tuo nome non compariva. Ma ti sei chiesto perché? Marcello, questo non l'ho capita questa cosa, non ho idea, non ho idea. Ci ho pensato, ma non so il motivo, non riesco a capire Anche perché perché hai non. ricevuto la medaglia. La medaglia significa che oltre a quelle tre d'oro ci sta pure una d'argento che meritava essere menzionata. Non ho idea, Marcello, non ho idea perché non mi hanno chiamato. È un peccato perché, capito, è sempre un piacere. Non essere esclusi così ti lascia un po' con l'amaro in bocca perché poi fino a prova contraria facciamo parte tutte di questa comunità. Senti, poi un'ultima domanda. Dimmi. Adesso stiamo qui in albergo, Sì. stiamo al fresco, l'estate è finita. Come vedi quest'estate che appena sta per finire rispetto agli anni precedenti? Io sono felice, noi abbiamo avuto un anno, abbiamo lavorato benissimo, come penso tutta l'isola ha lavorato bene. Ho visto che anche i ristoranti quest'anno era difficile trovare un posto in un Meno ristorante male. e penso che avremo un inverno Un pochino tranquillo, più sereno. più sereno noi isolani. Grazie Enrico, grazie mille per la tua ospitalità e a ci te. sentiamo al prossimo premio, spero che sarà di qualcosa di più importante. Ti Forse ne posso parla. già anticipare qualcosa? Ah, Ti posso già interessante. anticipare qualcosa? Forse a settembre. Lo possiamo dire? Se lo vuoi dire tu. Vado dal Papa. Ah, Verrò, però, sì, forse a caspita, settembre. da E un forse c'è Francesco. un punto interrogativo. Perché anche mia moglie che è molto, molto devota e andare dal Papa. Beh, grazie Grazie, mille e ciao, ciao, alla ciao, ciao. prossima.